a volte come naturopata mi sento dire io ho il colesterolo. Beh, certo, tutti abbiamo il colesterolo, bisogna vedere in quali quantità e in quali proporzioni. Ma prima di tutto voglio dire che il colesterolo non è una sostanza dannosa in sé, perché viene prodotto dall'organismo tramite processi metabolici del fegato e solo una parte viene assunta con l'alimentazione. Se viene prodotto dal corpo e non è un materiale di scarto, allora deve essere utile. Vediamo a cosa serve. È un componente essenziale della membrana cellulare, utile a regolare lo scambio di sostanze. Fa parte dei processi di crescita e divisione cellulare, permette la sintesi di alcuni ormoni come il cortisone, il testosterone, l'estradiolo. È fondamentale per la produzione della bile, la sostanza che serve a emulsionare e digerire i grassi. Insomma, parliamo sempre male del colesterolo, ma è una sostanza vitale. Il fatto è che è di colore bianco, ha una consistenza simile a quella della cera, con una struttura cristallina rigida. Quindi, se è prodotto o introdotto in eccesso, sono guai. Avete tutti sentito dire che abbiamo due valori di colesterolo, il colesterolo buono e quello cattivo. Vediamo cosa significa. Il colesterolo buono, HDL, riporta il colesterolo in eccesso dalla periferia dell'organismo al fegato, che lo metabolizza evitando che si accumuli nei vasi. Invece il colesterolo cattivo, LDL, tende a non tornare al fegato, ma si infiltra nelle arterie causando occlusione e irrigidimento. I fattori che possono influire sul livello di colesterolo sono quattro: la componente genetica, cioè quanto se ne produce spontaneamente, fisiologicamente, la presenza di malattie pregresse come diabete, ipotiroidismo, malattie renali o del fegato, la scarsa attività fisica e l'alimentazione. Per quanto riguarda l'esercizio fisico, non serve fare attività estenuanti, bastano 30 minuti al giorno di camminata a passo sostenuto. Per quanto riguarda l'alimentazione, i cibi che più di tutti innalzano il colesterolo sono i grassi saturi, contenuti in carne, formaggio, uova, latte, burro, insaccati e salumi. E peggio ancora i grassi trans, come i grassi idrogenati, che si trovano per esempio in alcuni biscotti confezionati, merendine, crackers, fette biscottate, insomma molto spesso nei prodotti da forno industriali. Purtroppo i grassi trans riducono la produzione del colesterolo buono e aumentano quello cattivo. Quindi consiglio per tutti come prevenzione un'alimentazione assolutamente priva di grassi trans e con pochi grassi saturi. Per chi ha già il colesterolo alto, tra i tanti rimedi naturali, ecco quelli che ho riscontrato per esperienza professionale essere i più efficaci. Estratto macerato di foglie di olivo agisce molto bene anche in concomitanza di malattie o problemi cardiovascolari. Tintura madre di tarassaco e carciofo. Mi raccomando, iniziare a piccole dosi e aumentare progressivamente. Pastiglie di riso rosso fermentato, noto già alla tradizione cinese, il riso rosso fermentato ha un effetto molto benefico contro il colesterolo cosiddetto cattivo. Un rimedio ayurvedico chiamato Gugul è estratto da una resina e ha la capacità, nel tempo, di ripulire le arterie ostruite ed evitare ulteriori accumuli. Poi si possono assumere oli essenziali come rosmarino e limone, una goccia di ognuno con un po' di zucchero di canna o in acqua per i più temerari. E infine
gli immancabili omega 3, quindi perle di olio di pesce oppure un cucchiaino di olio di semi di lino per i vegani. Con la naturopatia si possono abbassare i livelli di colesterolo alto, ma la cura del colesterolo inizia sempre dalla prevenzione. Quindi abbi cura della tua alimentazione e abbi cura di te, naturalmente. Questi consigli che ho appena detto sono adatti a tutti, ma se vuoi una consulenza personalizzata per qualche tematica o problematica specifica, contattami pure alla mail qui sotto. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, lascia un commento, condividilo e naturalmente iscriviti al canale. Io ti aspetto per la prossima videopillola di naturopatia. Ciao!